Sì, era una partita fondamentale per dire al campionato chi vogliamo essere, quindi abbiamo giocato una partita veramente tosta. La sbavatura d'inizio terzo quarto, seppur purtroppo me l'aspettavo, avrei preferito di no, però è anche vero che poi abbiamo reagito con un 11-0 e abbiamo rimesso la partita a posto. Quello che forse non ha funzionato molto bene è la cattiveria di andare al ferro nel momento in cui loro erano in gran difficoltà. Abbiamo sempre fermato la palla, salvo far scadere i 24 per un sacco di volte, palloni persi, sembrava che aspettassimo proprio la fine della partita. Però insomma la partita è andata bene, complimenti alle ragazze, hanno mantenuto la testa sul piano partita e si è visto. Sì, è una vittoria che arriva da lontano, volevamo tanto prenderci questa rivincita ricordandoci appunto l'andata che abbiamo perso di uno in casa da loro. Arriva da tutta una settimana di lavoro importante, tante cose messe a posto e tanto cuore, ci tenevamo tanto, vogliamo salire in classifica e ce la metteremo tutta e continueremo così. A dire la verità ci siamo allenate molto bene tutta la settimana, con grande intensità, con grande mentalità e secondo me poi dopo alla domenica se ci alleniamo intensamente riusciamo a portare quello che facciamo durante la settimana. Sono contenta della settimana e sono contenta della partita. Sì, beh, sicuramente siamo entrambe squadre che giocano molto con il fattore campo. Questa volta per fortuna eravamo tra le nostre mura, questo sicuramente ha dato una grande sferzata sia di fiducia in attacco che di concretezza delle mura amiche in difesa. Quello che è certo è che ancora stiamo avendo delle grandi pause di lucidità in attacco, siamo molto lontane in realtà dal gioco che potremo raggiungere. E questo da una parte ovviamente ci fa vedere i nostri limiti, ci fa toccare con mano i nostri limiti, dall'altra ci dà una grande speranza di poter raggiungere un livello ancora più alto con il tempo e con il lavoro. Beh, una grandissima partita da parte delle Lupe, tenere una squadra come Broni a 46 punti dall'idea della partita che è stata, tanta intensità difensiva, partita preparata molto bene sulle loro potenzialità, hanno limitato Vojta e quindi anche la stessa Premasuna, anche la stessa Milic, che non hanno fatto come fanno di solito, quindi delle Lupe molto aggressive come l'essere Lupe. Un campionato importante per le Lupe, come lo stanno facendo ormai da tanti anni, e la cosa bella da vedere è sempre l'animo delle Lupe, quella è la cosa importante, si vede quasi sempre nelle partite delle Lupe e è quella la cosa bella, vedere delle Lupe che sono aggressive, sono sempre sul pezzo, un Palazzetto che risponde sempre e belle vittorie come quella di stasera come Broni è sempre uno stimolo in più per fare bene. Adesso c'è Schio, ma queste Lupe non hanno paura di nessuno, quindi forza Lupe sempre!